Buonasera a tutti. Oltre al solito recap, vorrei fare alcune considerazioni estremamente importanti con voi sulla giornata di oggi, perché riguardano anche che cosa deve fare solitamente un trader e anche un analista quantitativo. Andiamo a prenderci una giornata tutto sommato modesta, perché nella realtà dei fatti abbiamo avuto un trading range molto contenuto. Prima c'è stato come al solito il movimento mattutino, finta rialzo, un nuovo ribasso dopo aver superato qua, e adesso avete il contesto, avete due t meno 3 per ora come tempo superiori a questo minimo qua, con un t meno 2 ancora effettivamente da andare a chiudere, e anche però un ottavo t meno 3 inverso da chiudere. Perché? Allora, facciamo così e andiamo a lavorare solo esclusivamente sulla giornata stessa, così diventa molto più divertente e ancora più didattica la cosa. Allora, la giornata si è aperta come? Si è aperta con questa candela verde, poi una finta ribasso, poi i volumi l'hanno riportati sopra la media mobile a 50 periodi, e poi siamo ritornati con due candele sotto. Poi abbiamo affrontato un rialzo e poi siamo andati ancora più sotto. Quindi, come vedete, soprattutto nella prima parte della mattina abbiamo salita, discesa, salita, discesa, discesa, salita, discesa, discesa. Quindi abbiamo candele sempre molto contraddittorie, ecco perché si preferisce operare, a meno che non si sia già entrati in overnight, dopo le 10 della mattina, perché diventa più chiaro capire che cosa sta succedendo. Se no, cosa faccio? Vedo che si sta salendo, provo a comprare un long, ritorno giù, vado sotto questo minimo, chiudo l'operazione in perdita. Si sta iniziando a scendere, però c'è stata appunto la rottura, ho fatto il reverse, si spara in alto, rompiamo di nuovo tutti questi massimi, oh cavolo, adesso sale, chiudo in perdita. Peccato che dopo aver violato questo swing qui, si ritorni giù. Ragazzi, un attimo. Ok. Va bene buttare via i soldi in una fornace se uno vuole, ma se invece si fa il trading in maniera professionale, bisogna operare in altro modo. E spesso ci sono giornate come quella di ieri e quella di oggi in cui si sta fermi. Si attende di capire dove andrà il mercato, per il fatto che non si sa se questo T-3 sarà ancora parte del resto del movimento. Perché qui abbiamo avuto un settimo T-3 ribassista. E poi, cosa facciamo? Siamo sicuri al 100% che da qui stia partendo il nostro nuovo T+1, secondo T+1, che richiede perlomeno 3 giorni a rialzo? Oppure siamo all'ottavo, nono e tra poco decimo T-3 che ci riporterà sotto questo minimo? Perché però abbiamo avuto massimi decrescenti. Questo non è stato superato da questi e da questo. Idem questo punto qua. Per cui è vero che siamo rimasti sopra questo minimo per più di 48 barre da 15 minuti che ci portano a creare un T-2. Ma ormai sapete che gli HFT quando arrivano? Se domani ci si svegliasse con una candela di questo tipo qua, ritorniamo praticamente sotto questo minimo qua, con una candela in 15 minuti. Ok, ho contestualizzato abbastanza il discorso. Questo per dire che va sempre tenuto d'occhio tutto il movimento che si va a fare. E bisogna contestualizzarlo rispetto ai cicli superiori, perché per quale motivo noi stiamo aspettando di capire se da qui parte un T+1 oppure se siamo all'ottavo T-3? Perché c'è una differenza grossa come una casa, come trascendere ancora sotto appunto questo minimo, invece andare a un certo punto a rompere tutti questi massimi e tornare verso l'alto, tornare di nuovo a provare a fare i massimi, peraltro del periodo, quindi molto più in alto, provare eventualmente ad andare a chiudere questo gap down che c'è stato il 24 di luglio, perché un T+1 richiede una partenza un po' più forte. Per cui, come vedete, allargando ed abbassando il time frame in termini di grandezza del movimento ciclico,
possiamo contestualizzare appunto il movimento stesso e capire che cosa sta succedendo. Peraltro, adesso abbiamo guardato un discorso di t meno 2 partito da qui, in realtà anche t meno 1. Io rimango sempre molto prudente, ok? Però nella realtà dei fatti il discorso è ben più ampio, perché poi dobbiamo andare a ragionare in termini di inverso. Ovvero, il sesto t-3 inverso ha chiuso qui un t inverso di indice, perché è l'unico t-3 inverso ribassista che c'è stato. Oppure stiamo continuando, come segnalato, a fare il settimo, l'ottavo, e ci atteniamo un nono t-3 inverso, oppure soltanto la chiusura dell'ottavo t-3 inverso, perché siamo a 31 barre. Quindi ci aspettiamo una chiusura non solo superiore a questo massimo, quello a 12.859, ma anche superiore a 12.864? Perché il discorso è proprio quello. Sia di indice che di inverso, noi siamo in una situazione a metà. Se vi trovassi in una situazione del genere, qui peraltro guardate dove andiamo a finire a livello di lateralità, estremamente contenuta anche oggi il trading range, facciamo da 12,8 a, evitando le spike, a 12,849. Cioè, stiamo parlando di 50 tick. Volete provare a operare in 50 tick? Vi posso anche illustrare quello, con un box di Gunn si può provare a fare, però, bisogna sapere che cos'è il box di Gunn, bisogna conoscere Gunn e bisogna capire se è il momento di applicare il box di Gunn, perché noi come al solito la sera vediamo il finale, non vediamo tutta la storia, non sappiamo se invece ci sarà un movimento di questo tipo nelle ultime candele o il giorno successivo, per cui è tutto molto importante. Se andiamo a vedere il DAX, non solo a 20 minuti, ma cercavo, no, questo è Bitcoin, salito come mi aspettavo, come avevo segnalato, ma andiamo a prenderci anche il DAX a candele giornaliere, vedrete che siamo sempre in divergenza di continuazione rialzista, anche oggi, manca la candela finale, ok, quella di oggi che è leggermente più alta, è qua, sarebbe qua, ma non la segnano ancora. Siamo arrivati a 8 giorni, durata media. Da qui cos'è partito? Perché attenzione, abbiamo avuto 3 più 3 più la candela di oggi tutte rosse. Probabilmente sta partendo almeno quel T più 2 inverso di cui vi parlavo. Perché se sta partendo, andremo a chiudere prima l'inverso con una salita e poi ritorneremo a scendere. Nonostante il Golden Cross. Passiamo a un'altra cosa interessante. Questo è il FTSE MIB. Anche in questo caso andiamo a vederci la nostra giornata, ok? In modo da non avere soltanto una grande porzione di movimento, ma anche qualche cosa di più interessante da andare a analizzare. Siamo in una fase decrescente. Abbiamo avuto un T-3 che ha fatto ridere i polli per la salita che ha fatto, perché si è chiuso a 30 barre su questo minimo qui. È praticamente tornato sul minimo, quindi è un ciclo neutro, ok? Poi abbiamo avuto, da quello che pensavo quest'oggi, la partenza di un secondo T-3 alle 13, che si è vincolato al ribasso alle 15:30, perché questo minimo è superiore a questo minimo qua, che è inferiore, quindi avrei dovuto andare short. Cosa è successo? Siamo andati long, eh? Nonostante ci sia stato un T-5 rialzista, perché abbiamo qua 6 candele, nonostante siamo andati a violare questo swing qua a 19.799, perché siamo andati a 19.799 e siamo andati a 19.823. Eppure a questo punto siamo costretti a far partire da qui, dalle 15:45, il nostro secondo T-3, e qui metteremo un raccordo. Capite che con queste premesse
Ci sono giorni in cui non ha molto senso andare a fare trading, soprattutto se non si è abbastanza esperti. Qui abbiamo avuto più movimento, ma come vedete siamo sempre rimasti fino alla chiusura sotto la media mobile a 50 periodi. E in questo caso, se qui andiamo a vedere anche l'inverso, qui abbiamo avuto la partenza del settimo timer tra inverso e qui siamo andando in chiusura dell'ottavo, molto più pronunciata. Anche in questo caso andiamo a vedere il giornaliero e qui praticamente è molto simile di nuovo al DAX in questo caso. Divergenza di continuazione rialzista di secondo grado, sarebbero quelle nascoste, mi raccomando, è importante studiare le basi. Siamo arrivati a oggi la bellezza di 8 barre, ok? Quindi 8 barre già è una durata media di T, non è più corto. Siamo arrivati a una durata di 14 barre, anche in questo caso una durata interessante già di T più 1, non siamo più a 12, ma siamo a 14, ok, di movimento. Non stiamo riuscendo ad aggiornare. Per oggi non abbiamo aggiornato il minimo, non che non stiamo riuscendo, ok? Ci avviciniamo sempre alla media mobile a 50 periodi che è lontana dal Golden Cross, come vedete, rispetto al DAX, perché abbiamo recuperato tanto in questa zona qua. Prima eravamo disastrosamente sotto tutti gli altri indici, poi siamo riusciti almeno ad andarci a riprendere un ritracciamento del 61%, 61,8%, anche se ci siamo scontrati su questo massimo e su questa media mobile a 200. Capite che anche in questo caso abbiamo che, se guardiamo il movimento complessivo, abbiamo un mensile da 33 barre, che tranquillamente ha superato la durata media di un mensile stesso. Abbiamo avuto un primo T, un secondo T, un terzo T e un quarto T che sarebbe questo. E abbiamo la condizione per la chiusura del nostro primo T più 2 partito insieme al secondo T più 3, ovvero del mensile? E come? Abbiamo più di un settimanale praticamente a ribasso, per cui anche in questo caso siamo ben oltre le condizioni minime per rivedere una ripartenza. Ciò nonostante, il tempo ciclico è fondamentale, non soltanto i prezzi, sono importanti i volumi e il tempo ciclico. Il tempo ci dice che qui di spazio per andare fino a 11 teoricamente ne abbiamo. Abbiamo 3 giorni ancora. E questa è la condizione di chiusura, attenzione. Perché è vero che qui abbiamo soltanto 3 giorni, qui ne avremo persino 11 teoricamente. Quindi potremo fare un T più 2, partito da qui insieme al T più 3, insieme al trimestrale, un mensile a 5 tempi, 1, 2, 3, 4, riparte ancora un settimanale e poi si va ancora più giù. Dato che le condizioni sono tante, come vi dicevo, è importantissimo rispetto alla ciclica normale per l'evoluta ragionare su volumi che non sono assolutamente tenuti da conto nella ciclica base e sugli swing, sia volumetrici che di prezzo. Con quelli, se c'è prosecuzione, dopo una violazione di swing, se c'è prosecuzione, se ci sono volumi, fantastico, si continua ad andare nella direzione sperata. Se invece, come in questo caso, c'è la violazione di questi due swing, ma poi non c'è continuazione con i volumi, si va dall'altra parte. Per cui mi fa sorridere spesso quando segnalo che si potrebbe andare ancora più in su, e sì. Un po' più su ci andiamo, ma poi si va giù. Arrivano i detrattori che non conoscono la ciclica evoluta e vengono a dire: ma tu avevi previsto che si saliva, invece poi si è sceso. E io dico: sì, uno, si sono aggiornati i massimi. Ok, seconda cosa, sai come funziona la ciclica evoluta? La risposta solitamente è nessuna risposta o zero. E a quel punto, però, ti dico: se non sai che man se mancano i volumi, si è andato dall'altra parte, ma di cosa stiamo parlando? Dell'aria fritta, ovviamente, ovvero non venire a criticare ciò che non conosci, magari fai un piccolo gesto di umiltà, che spesso manca, a persone che criticano ma non sanno fare meglio di me.
non hanno community come le mie, non hanno gruppi di trader come i miei, ma criticano, non sapendo le cose. Fai una cosa, caro criticone. Impara prima le volute, poi quando l'hai imparata, ci rivediamo e vediamo se continua a essere un detrattore oppure no. Ok? Perché si vede anche dai tanti assensi rispetto ai pochissimi appunto dissensi che il lavoro che faccio ha una determinata valenza. Valenza soprattutto per chi appunto conosce sia la ciclica base che magari può essere più interessato a passare le volute, che contiene GAN e tante altre cose, come vi dico sempre. Non sto però a tirarla in lungo, come vi dicevo, mi aspetto che a un certo punto voglia partire il nostro nuovo T più 2, non soltanto un terzo T più 1, ma anche un T più 2, e che si provi a risalire un po', anche perché di inverso a questo punto qui siamo arrivati ben a 7 barre. E un po' di ripiegamento ci potrebbe stare prima di tornare eventualmente a provare a spingere verso il basso di indice. 7 giorni inizia ad avvicinarsi all'ottavo giorno, che richiede perlomeno un T-3 inverso ribassista per chiudere appunto il T inverso stesso, e quindi rialzista di indice. In più, come ci dice la matriosca, se da qui deve partire un T più 2, la condizione per far partire un T più 2 per noi sarebbe ovviamente un T rialzista o laterale rialzista. Per averlo rialzista dobbiamo avere un balzo. Ci sono tante altre possibilità, ma intanto però gli swing ci tengono sulla corda per queste due cose qua. E ci vogliono, diciamo, far più ragionare che operare. Ci saranno tanti giorni in cui eventualmente noi aspetteremo o eventualmente faremo piccole scalpate, ma chi attende il momento corretto per muoversi quando ha capito dove il mercato può andare, fa poi tanti profitti. Chi invece prova, 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 magari va in stop loss troppe volte e esaurisce pian piano il capitale, soprattutto se non ha tecniche di money management. Se questa analisi vi è piaciuta, mettete un bel like al canale YouTube, sapete che è tutto materiale completamente gratuito, se volete approfondire è una scelta esclusivamente vostra, potete chiedermi le dispense per partire con la ciclica base e per poi avventurarsi nel resto del mondo, delle valute. Se appunto l'analisi vi ha dato qualcosa, mettete un bel like, sottoscrivete gratuitamente il canale YouTube. Cliccate sulla campanella in modo da essere sempre avvertiti quando si ripartirà. Se volete fare ancora un altro passo in avanti per non essere più carta da parati, iscrivetevi anche a uno dei miei gruppi su Facebook, in cui do ancora più particolari, aggiorno costantemente appunto la situazione e rispondo soprattutto alle domande di chi inizia anche da zero, piuttosto che di chi mi propone certe altre alternative, piuttosto che altri generi di dubbi e domande a cui rispondo sempre. Grazie per l'ascolto, grazie per il vostro tempo. Buona serata.